Sarà un weekend all'insegna dell'Arco e del Pienone ad Accadia. Va in scena Arco Accadia, la manifestazione sportiva di tiro con l'arco che richiamerà nel suggestivo comune dei Monti Dauni la presenza di 400 persone tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori. Si tratta della prima edizione presentata nella sala multimediale del municipio alla presenza tra gli altri del primo cittadino Agostino De Paulis. Noi contiamo di tracciare un solco e su questo solco poi innestare in maniera stabile iniziative come questa e in particolare questa, ovviamente, che speriamo abbia una seconda, una terza edizione e così via. Cerchiamo di coinvolgere anche l'intera comunità dei Monti Dauni. La competizione arcieristica specialità tiro di campagna è in programma a Bosco Paduli domani e domenica. Ad organizzarla il comune di Accadia e la Polisportiva Arcieri del Sud col patrocinio di Regione Puglia, CONI e Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Sport e valori fondanti del viver sano e civile. Alla manifestazione sportiva infatti abbinato il no alla violenza sulle donne e la diffusione del numero di immediato soccorso 1522, come è stato ribadito nel corso della conferenza stampa dalla consulente del comune di Accadia, Anna Chinni. Gli appassionati ed i curiosi inoltre potranno anche cimentarsi nel tiro con l'arco, previste piazzole, postazioni amatoriali dove provare l'ebbrezza del tiro. Intanto Accadia per 2 giorni si trasforma in capitale dell'appassionante disciplina sportiva e il presidente di Arcieri del Sud, Vincenzo Leonetti, esprime tutta la sua soddisfazione. L'ambizione per questo progetto è quella di portare ad Accadia nei prossimi anni diverse manifestazioni, tra cui magari fra 4, massimo 5 anni un campionato italiano. Tutto il territorio verrà investito da partecipanti, accompagnatori e tutto lo staff tecnico, quindi la ricettività della zona sarà alquanto in crisi.